ma è iniziato il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1, è iniziata la finale del terzo posto, Croazia contro Marocco. Modric che studia il piazzamento dei compagni, poi fa un velo, lascia la battuta ancora in aria, un bello schema, attenzione, la conclusione e la palla che termina in rete. La Croazia si è portata in vantaggio con Guardiol, proprio lui, il ventenne difensore mascherato che interviene e di testa la mette dentro. Direi bellissimo lo schema, sesto minuto, Croazia 1, Marocco 0, direi per quello visto finora assolutamente meritato. Risultato assolutamente giusto per quello che si è visto in questi sette minuti di gioco, schema quasi da PlayStation per come è stato eseguito alla perfezione come tempi, il velo da parte di Luka Modric, il lancio al centro dell'area, poi il colpo di testa a fare da torre da parte di Kramaric per l'inserimento puntuale di Guardiola che completamente indisturbato sulla spizzata proprio dello stesso Kramaric è andato ad anticipare il proprio marcatore e a bucare sul primo palo in maniera del tutto imparabile, dobbiamo dire, volo con una palla che ha quasi, anzi ha proprio toccato il palo prima di andarsi ad adagiare sul fondo del sacco. Molto bello lo schema, giusto l'1-0 per quello che si è visto fino a questo momento. È la seconda partita, Giuseppe Bisantis, che il Marocco, che fino a due partite fa si era distinto perfettamente per la sua fase difensiva, vede subire un gol alla squadra, i Leoni dell'Atlante, dopo appena 5 minuti. Grande manovra, anche se è agevolata da un movimento sbagliato di un difensore del Marocco, Dari, che anziché salire con gli altri è rimasto dietro tenendo in gioco tutti, la sponda di Kramaric, il colpo di testa di Guardiol. Per quel che riguarda Guardiol, il primo gol in questo mondiale, il secondo nella nazionale croata alla sua 19ª presenza, è un giocatore dell'Ipsia che è un club importante che sta facendo molto bene nelle coppe europee, però insomma, vista l'età, viste le sue doti, è già appetito da numerosi top club e probabilmente per il prezzo tra questi top club europei non ci sono squadre italiane, probabilmente è molto più vicina l'ipotesi Inghilterra. Ma attenzione, il Marocco pareggia, proprio con Dari, colui che aveva sbagliato la mossa nella precedente azione, batte risposta all'ottavo minuto, gol simile anche se la manovra è meno spettacolare di quella precedente, sponda di testa, Dari si trova tu per tu con Livakovic e segna il gol della pari, 1-1, gol molto simili e gol segnati da difensori centrali, questa volta Dari, posizione regolare, Dari che la mette dentro riscattando l'errore di movimento del precedente gol. E anche in questo caso dobbiamo dire però insomma dormita colossale da parte dei difensori centrali della squadra che ha subito il gol, questa volta la Croazia, perché sulla carambola che si era innescata dal colpo di testa dopo il calcio di punizione si è alzato a questa palombella comunque lenta, decisamente leggibile e prevedibile, nonostante tutto nessuno è stato in grado di andare ad anticipare Dari, scusate il gioco di parole, che è andato a trafiggere a quel punto di testa solo davanti a Livakovic, il portiere della nazionale croata. È il primo gol in nazionale per Dari, questo oltre ad essere ovviamente il primo in questo mondiale senza dubbio il più importante. Cross in aria, rinvia malissimo la difesa del Marocco, ancora Croazia, limite dell'area di rigore, il tentativo di conclusione, palla che arriva poi sul sinistro, filtra, Bounou non trattiene in due tempi, riesce a smanacciare prima che Livaia potesse ribattere in porta. Su questa conclusione evidentemente coperto sul primo tiro, Bounou fa effetto una parata abbastanza approssimativa, però è molto bravo nel da terra riscattarsi, andare a calciare, ad allontanare il pallone prima che potesse ribattere in porta. Credo si trattasse proprio di Livaia che era lì vicino. Occasione ancora per la Croazia, tira Modric, respinge il portiere Bounou, arriva ad anticipare Livaia pronto alla battuta in due tempi Bounou, e questa è una parata molto reattiva. Mentre attenzione la Croazia. Sì, con Livaia che si aggira molto bene, arriva dalle retrovie, Stanisic finta il tiro, lo porta sul sinistro, ancora Croazia, ma il tiro viene rimpallato, prova a ripartire il Marocco, ma la Croazia mantiene palla dentro l'area di rigore, il tiro a girare, palo gol! Si riporta in vantaggio la Croazia con Orsic al 41esimo, si inventa una parabola che va a toccare la faccia interna del palo e poi si insalza
attacca per il nuovo vantaggio della Croazia. Segna Orsic. E questo è un arcobaleno, non un tiro, una conclusione bellissima da parte del giocatore con la maglia numero 18 della Croazia, che ha trovato una parabola semplicemente non solo imparabile ma anche illeggibile per il portiere che della Marocco, che è altissimo, si è andato a distendere ma l'ha proprio piazzata, perché ha cercato, in un primo momento pensavo che volesse cercare il traversone e gli fosse uscita questa parabola, in realtà è andato con l'interno, quasi con il piattone, a cercare il secondo palo, un colpo di biliardo con la palla che ha baciato il secondo palo, ha attraversato la linea di porta e si è andato ad insaccare un gol meraviglioso, uno dei più belli secondo me di questo mondiale, Giuseppe. Eh sì, il paragone con la pallacanestro ci sta tutto, l'arcobaleno per questa traiettoria che in pratica ha illuminato il cielo di Doha, si è andato a sbattere sul palo interno e ha riportato in vantaggio la Croazia. E attenzione Croazia, muove la rete su questa conclusione da fuori, ancora una volta da parte di Orsic, il pallone che va a carezzare, tra l'altro c'è stata una deviazione sul tiro di Orsic da parte di El Yannick. Unai recupera palla, Ziyech non filtra il suo pallone, gran chiusura di Guardiol che addirittura propone la manovra offensiva, il tocco all'indietro, ancora Croazia, il lancio per Orsic, l'autore del gol che finora decide la partita, deve rientrare dal fuorigioco Petkovic, Orsic se ne accorge, va da Guardiol agganciato, l'arbitro dice che non c'è niente, attenzione, entrano in campo tutti. Adesso non sappiamo se c'è stato contatto o no, però non riusciamo a comprendere come Guardiol possa buttarsi a terra quando praticamente Orsic lo aveva messo in modo delizioso davanti alla portiere. Attenzione Marocco, il VAR evidentemente non richiama l'arbitro, al VAR ricordiamo comanda il cileno Julio Bascunian e quindi si continua a giocare. Guardiol si rialza, io ho forti dubbi, ripeto, non sul contatto, ma perché non mi spiego come Guardiol liberato davanti al portiere si possa lasciar cadere. Attenzione Marocco, conclusione, la parata di Livakovic, partita che rimane apertissima, tutto regolare evidentemente, il VAR lascia proseguire, ancora Marocco, va a terra un giocatore, adesso protestano quelli del Marocco, adesso entrano in campo quelli della panchina del Marocco, ma direi questo assolutamente è molto meno clamoroso. Una spallata, ma tra l'altro siamo fuori aria, quindi non c'è neanche possibilità di intervento VAR, quindi assolutamente non ci sta. Molti dubbi invece sull'aggancio di Guardiol, che probabilmente viene sbilanciato da Amrabat, viene toccato sul piede d'appoggio, ma ripeto, Guardiol era tu per tu con il portiere, perché lasciarsi cadere? Però sono 8 occhi al VAR, ossia Julio Bascunian, Paul Van Boekel, Bruno Pires e Armando Villarreal, che dicono che non c'è stato fallo. Qualche dubbio noi ce lo teniamo, però si prosegue col 2-1 per la Croazia. Ancora la Croazia che entra in area di rigore, la conclusione da parte di Kovacic che entra in area di rigore, poteva esserci una deviazione di Amrabat che avrebbe portato all'autogol, la palla è passata tra le gambe di Amrabat e poi uscita fuori, ancora occasione Kovacic, tutti in piedi quelli della Croazia, tutti a indicare che è finita, ma in realtà mancherebbero 30 secondi e poi probabilmente altri 30 per il cambio di Dalic. Attenzione Marocco, pericolosamente colpo in testa e la palla che si adagia sulla parte superiore della rete, è andato davvero in cielo Enesiri, che è andato a colpire davvero il più pericoloso di tutti, è rimasto in sospensione, ha colpito la palla, si è adagiata sulla parte superiore della rete, lì si è fermata muovendo la rete, dando quindi a qualcuno l'illusione ottica del gol, poteva essere il pareggio proprio in extremis. E tra l'altro con il Portogallo lo stesso Enesiri aveva fatto un gol simile restando in cielo per tantissimo tempo, quella volta andando a trafiggere Diogo Costa, questa volta buon per la non Croazia, dà recupero, non è andata ulteriore così. È finita, non dà recupero ulteriore, adesso i marocchini protestano e forse ha ragione, la Croazia è terza, rapidissimo Codignoni nel commento. Risultato giusto per quello che si è visto in campo, la Croazia è stata più intraprendente sin dall'inizio, era stata brava a sbloccarla al volo, il pareggio immediato del Marocco aveva rimesso la partita sui binari dell'equilibrio, il capolavoro di Orsic ha poi riportato in avanti la Croazia che ha continuato a cercare il terzo gol anche nel secondo tempo e per questo ha meritato il successo nonostante un indomito Marocco esca assolutamente con l'onore delle armi. La Croazia resta sul podio dal secondo posto di 4 anni fa al terzo posto, il Marocco arriva quarto, grande risultato, la finale del terzo posto è finita, Croazia 2 Marocco 1 con i gol tutti nel primo tempo, Guardiola al sesto, pareggio di Dario all'ottavo, Orsic al 42esimo.